Tamponi e test sierologici nelle piazze della Movida. Questa è la strategia anticontagio proposta dal governatore della regione toscana Enrico Rossi. Dovrebbe semplicemente, secondo me, fare i controlli, rispettare le regole, non c'è bisogno di fare i test. A preoccupare adesso è infatti la vita notturna, dove distanze e precauzioni sembrano più difficili da mettere in pratica, da qui l'idea per limitare i focolai, proposta che però inevitabilmente ha diviso gli esercenti e aretini. La Movida è ripartita e questo è una cosa certa, però magari, secondo me, è un po' troppo esagerato fare a tutti i test serologici. Nel dubbio più se ne fa meglio è, quindi va bene. La Movida estiva rappresenterebbe, secondo il presidente della regione, un rischio per la nascita di focolai, soprattutto tra le nuove generazioni. Per questo Rossi ha espresso l'ipotesi di lanciare una campagna di screening e tamponi a campione ed ovviamente su base volontaria. Sarebbe il colpo di grazia, cioè nel senso che viene a chiedere ai miei clienti al tavolo se si può fare o meno un test a campione. Poi vorrei sapere anche se è facoltativo, chi è che ti dice sì? Nella consapevolezza che, ora magari non da noi, però ci sono altri punti in Arezzo dove gli assembramenti sono palesi e palpabili, dove il locale io in via dei Redi passano, cioè la polizia passa ogni mezz'ora, un'ora. Ci sono da altre parti che so che non c'è neanche il minimo controllo, quindi basterebbe semplicemente un deterrente per far sì che magari non si creano gli assembramenti.